Ciao carissimi e bentornati in questo nuovo video. La mia GoPro Hero 5 aveva deciso di non riprendere in super view. Questo significa che soprattutto nella prima parte del video il vostro campo visivo sarà molto ristretto. Ma dico talmente tante cazzate che secondo me il video intrattiene lo stesso. Abbiamo anche un collega oggi qui con noi, eccolo qua. Ho provato a fare verso la fine del video il momento pure sound. Non è male, non mi ha soddisfatto al 100%, quindi cambierò microfono per i prossimi video e cercherò di farlo diventare ancora più pure sound. Buona visione. Molto bene carissimi, partiamo, indovina da dove? Dal benzinaio, tanto per cambiare. Siamo partiti all'alba delle 4 del pomeriggio. Perché, allora l'idea era quella di partire un po' prima, tipo per le 15. Però Riccardo è uscito tardi da lavoro, una cosa tira l'altra, sono le 4. Avremo un'oretta di strada, quindi arriveremo tipo per le 5, sì, forse anche un pelino prima, sul lago d'Orta. E niente. Cosa? Nero per te. Ah, ok. Molto bene, qui c'è un camion che sta facendo una manovra che si può fare, ma soprattutto anche lui, bravo. Complimenti a tutte e due se posso. Sì, questa è una corsia di missione, zio, quindi dovresti dare un po' di gas in modo che ci immettiamo. Col telefono in mano, mi sembra ovvio. Molto bene, abbiamo iniziato alla grande. Abbiamo fatto il pieno alla Z e andiamo appunto sul lago d'Orta. Faremo la Cremosina, che è una strada che mi piace molto. È molto frequentata da motociclisti. Io la uso per fare spesso delle prove in macchina, qualche video carino, perché è una strada che si presta molto. Non è una strada pericolosa, è larga, non ci sono curve cieche, non rischi di fare frontali, le corsie sono ben definite, quindi è un'ottima strada, ve la consiglio. Scusate, sto dando anche un occhio al navigatore. Oggi ragazzi facciamo un test devastante, perché per sentire il vero sound voglio provare. Allora vi spiego dall'inizio. Qualche anno fa io facevo i pure sound, praticamente tramite un arzigogolamento di microfoni che non sto qui a spiegarvi. Prendevo l'audio proprio ottimo della moto senza il minimo vento. Infatti se andate a vedere un mio video vecchio, se scrivete Husqvarna 610 pure sound, vi posso assicurare che tanta roba. Non ho portato avanti quel genere di video perché preferivo fare motovlog, quindi dove parlavo, ma oggi ragazzi mixiamo le due cose. Questa è una Giulia cosa? Niente, una Giulia niente, ok. Quindi voi sentirete la mia voce, ma nel momento in cui io non parlerò, l'audio switcherà, sentirete l'audio proprio perfetto della moto senza vento. Oggi siamo intutati, 100%. Brumotti, dobbiamo prendere il biglietto. Sì, inserisci il guantino. Questo è il momento dove di solito la gente ti suona e tu ce li mandi. E possiamo andare. Molto bene. Stavo scivolando giù dalla sella, molto bene. So che l'aria è potente, ma questa ve la devo veramente raccontare. Era appena arrivato Riccardo sotto casa mia e io ero in box che mi stavo infilando la tuta, perché la tengo in box e la tengo appesa con l'ometto, omino, lo stendino, non lo so bene come si chiama, quello triangolare, ok? Volevo fare talmente di fretta che ho aperto la tuta, che ovviamente si apre fino al cavallo, no? E poi volevo infilarmela subito e ho messo subito le due gambe dentro, ma mi sono dimenticato di togliere l'ometto, il quale, avendo il gancio di ferro, mi ha acchiappato la mutanda. E quando ho fatto per tirare su, diciamo che mi stava strappando la mutanda, ecco. Quindi tips importante: quando mettete la tuta, ricordatevi di togliere l'ometto. Smoking the palle, wanna dance you na 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 na. Smoking the brain now, you wanna scritch you na 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 na. Oh, 10 euro di pedaggio, 10 euro per 40 km. Se tu fai questa, anche per andare a Torino, costa sempre tantissimo. Molto bene, siamo in direzione Valduggia, ci mancano solo 19 km. Tra l'altro Valduggia fa rima con il cognome di Riccardo, che è Farruggia. Non faceva ridere. Wanna sghezzi wanna one contigo, wanna sprizzi wanna one contigo. Attenzione, mamma mia, quasi giù il ginocchio in rotonda. Bene, questa già è una strada carina comunque. Comunque, ma non abbiamo ancora
ancora due microfoni, eh. Questo, se non sbaglio, era tipo via dell'erogazione, una roba del genere. E ogni volta che la faccio di ritorno dai test, il navigatore mi dice via dell'erogazione. Io poco prima ho proprio parlato nel video dell'erogazione, quindi triggered. Guarda, ciao grande, però ti devi mettere il giubbotto, zio, non puoi andare in giro in maniche corte, eh. Mi sto accorgendo che sto frenando col medio e sto usando la frizione con due dita. Proprio a risparmio energetico, capito? Ma quello è uno Stelvio? Con che motore? Perché vedo che sta andando un po', cioè... Oh! Stelvio! Che motore c'hai, zio? Ok, che non ero a cannone, ma stavamo viaggiando, eh. Si sente il rumore di Riccardo con l'Honda, che è veramente diverso, proprio diverso dalla Z. Ma niente che cambia la cilindrata, è proprio tra Kawasaki e Honda, vi giuro che è diversissimo. E comunque Honda gran marchio, eh. Ecco, sentitelo. La mia non arriva così in alto come la sua. La sua non so se fa sui 16.000 giri o qualcosa del genere. Deve essere tipo l'R6 di erogazione, che tipo arriva un tot e poi esplode. Tipo VTEC. Just kidding now. Tra l'altro quella è Honda, quindi avrebbe anche senso dirlo. Poi ovviamente non ha il VTEC. C'era però il VFR VTEC, se non sbaglio, una roba del genere. Vorrei provarla la moto VTEC, secondo me mi cago addosso. Comunque a Milano era una giornata grigia. Guarda qua, guarda qua. Il verde è molto verde. Aspetta che ve lo saturo a bestia. Eccolo qua, bello saturato, madonna. L'azzurro è azzurro. E mo vi saturo anche questo. Toh, satura, sì. E niente, ci sono i colori. Tu esci da Milano, ci sono i colori, capito? Dai, ci siamo quasi. Maronna, lo tratturi. Molto bene. Siamo in provincia di Vercelli. Mamma, si rimbomba qui. Senti i suoi bei quattro cilindri come sgaloppano. Madonna, un tronco? So che era un legnetto, ma se lo pigli in moto non è che divertente. Ma sapete cosa mi è successo l'ultima volta? Allora, ero in tangenziale, stavo andando sempre da Riccardo. Mentre sto andando vedo che diventa nero lo schermo del telefono. Dico, stai a vedere che il cavetto è mezzo sminchiato, non lo sta più caricando. Si è scaricato, no? Vabbè, mi fermo perché ovviamente se no non sapevo dove andare. Oh, si era surriscaldato. Il fatto di caricarlo mentre andavo in moto, sulla moto calda e con la luce del sole surriscaldato, l'ho dovuto tirar fuori da lì dentro e aspettare che si raffreddasse per ripartire. Pensa a te, abbiamo qua a fianco un fiume, non chiedetemi qual è. Adesso tutti diranno, minchia, non lo sai, a Valduggio apparsa il Valduggio. No, non lo so e non credo sia il Valduggio. Si sente l'arroganza quando scali, ma vuoi andare forte, c'è lo, già la mano è pronta, già fa ram! Capito? Non è che fa ram, no, fa ram! Qua hanno rifatto la strada, ma non hanno rifatto le strisce. Smoking the valet! Dai, basta, zio. Ma non c'è un'ombra! Non c'è un'ombra, zio! Ready to scan the bike! Scan? Scan. Come potete vedere, Riccardo sta soffrendo per girarsi. Ho appena fatto un video provando la sua moto. Troverete poi sul canale il test del suo CBR 600 RR 2007 kittatissimo. Ma adesso andremo insieme in modalità Pure Sound ad una piazza che dovrebbe essere bella sul lago di Omegna. Salire sulla mia mi sembra di stare in altissimo in confronto, però meno male sono tornato sulla mia che c'è il cambio normale. Oh, senti, senti, senti i botti, senti. Ok, non frena come la sua. Mega curvone. Guarda quanto è curvone. Oh, ma quando è curvone.
che questo piccolo Pure Sound vi abbia emozionato. Vediamo adesso quando troviamo un piccolo drittino per vedere chi arriva e non rischiare la morte superando. Ecco, vedi? Che bello i botti che tira la mia. Mi piacerebbe avere la frizione un pochettino più vicina. Devo mettermi qualche leva regolabile che mi aiuti in questo. C'è tanta gente che la cremosina la conosce praticamente a memoria. Io non sono uno di quelli, perché l'avrò fatta penso 4-5 volte. Quindi ora che mi entra in testa penso che dovrò farla almeno 20. Ho registrato tipo altri 1000 anni dopo questo punto, e ovviamente sarebbe inutile buttarli tutti dentro questo video. Quindi ci vedremo al prossimo video con il continuo. Grazie di essere stati qui con me, grazie del supporto come sempre. Seguitemi anche su Instagram, trovate il link in descrizione. Trovate anche lo shop con tante magliette molto ignoranti. E noi ci vediamo martedì al prossimo video, ore 18, qui sul canale Passione Motori. Bella. Miami.